Valvola blow by è la valvola preposta per andare a recuperare i vapori d'olio. Ti spiego che cosa sono e che come si formano. Principalmente quando il motore è in movimento, che è in funzione, parte dell'esplosione, della combustione o della compressione, passa tra pistone e cilindro. Questa pressione che si genera data dall'esplosione o dalla combustione finisce in coppa, ok? Logico è che non può rimanere in coppa, arriverebbe anche a far spegnere il motore. Questa pressione deve da qualche parte scaricare. Una volta veniva buttata nell'aria e quindi non c'era nessuna normativa antinquinamento, quindi tu da lontano a volte vedevi la macchinina, vedevi che soffiava un pochino di vapore che gocciolava per terra. Queste cose qua non si possono più fare per normativa antinquinamento. Questo vapore deve ritornare per forza in combustione. Le prime versioni usciva direttamente dal monoblocco, dalla coppa, un tubo che andava nel collettore d'aspirazione. Adesso addirittura l'hanno fatto dal coperchio delle valvole, più semplicemente perché questa pressione comunque passa, arriva su nel coperchio valvole e poi vedi, qui praticamente abbiamo il nostro collettore d'aspirazione che aspira. Perché ci sono tracce d'olio? Appunto perché la pressione che si genera in coppa, con il cippottamento dell'olio si formano delle microparticelle che con la pressione stessa vengono portate in superficie. Poi qui c'è un decantatore, si vede poco, c'è un decantatore per quello che riesce a fare e questi vapori tu poi si condensano tutti nel tubo e ti trovi parte di olio dentro il tubo. Cosa c'è da sapere? C'è da sapere che più il motore è scompresso e più da qui uscirà pressione. Quindi una prova per capire se il motore è scompresso è stacchi il tubo, metti in moto e vedi se soffia tanto è perché probabilmente hai le fasce che tengono poco. Queste particelle di olio vanno in aspirazione e poi purtroppo il condotto, le valvole così si incrostano molto. C'è da dire che sull'aspirato hanno fatto un tubo diritto che va nel collettore. Nei motori turbo, proprio perché poi a un certo punto nel collettore si può formare pressione data dal turbo, hanno messo una membrana di non ritorno, quindi arrivati a un certo punto, quando nel collettore aspirazione c'è pressione, questa membrana va a chiudere il passaggio, ok? A volte ti capita che se hai questa valvola qui incrostata, ti trovi stranamente la stina dell'olio sempre fuori. Tu pulisci, la rimetti giù, dopo qualche settimana ancora fuori. È perché hai questa tubazione o una di queste che non riesce più a scaricare. Quindi questa pressione che si forma in coppa da qualche parte deve uscire, il primo foro che c'è è quello della stina e pum, te lo spara fuori. Come sempre è tutto, per me è un piacere. Se condividi e metti un like alla pagina ed è tutto per le valvole blow by e il recupero vapori olio. Ciao, alla prossima, da Emanuele Sabatino.